Eccoci qua, bentornati a tutti amici e amiche di YouTube e di Facebook. Io sono Luce, cartomante carte napoletane. Allora, cerco di parlare il più forte possibile perché mi dite sempre che non mi sentite, però più purtroppo giro questi video con il cellulare, quindi probabilmente non è una qualità ottima e questo probabilmente è il motivo. Allora, detto questo, vi ricordo per consulti privati mi potete scrivere su WhatsApp o un messaggio semplice e normale. Il numero è 348 90 37 862. Ok? Allora, oggi vado a fare una stesa che mi è stata richiesta anche nei messaggi. Il titolo appunto di questa stesa è Se mi spia sui social. Quindi se mi spia è un video che ho fatto 6 mesi fa, però lo vado a ripetere perché vedo che me lo chiedete in tante. Allora, quindi se questa persona mi spia, di conseguenza se ha ancora interesse per me, ok? Questa è la domanda che andiamo a fare. Quindi per chi guarderà questo video, se mi spia, vado a creare 3 mazzetti. Quindi mi spia sui social o chiede di me. Allora, vado a creare i 3 mazzetti, vado a mettere sul primo la grigia, sul secondo la rossa e sul terzo la polverina verde. Poi con questo altro mazzo di carte voglio andare a fare una seconda domanda, quindi oggi vado a fare un po' un doppio video e vado a chiedere se si è pentito, quindi anche qua. Vado a chiedere sempre inerente comunque a questa persona qui per la quale state pensando, quindi se mi spia e se si è pentito, se ha capito i suoi errori, gli errori che ha fatto, ok? Quindi ha capito gli errori che ha fatto, si è pentito? Allora, se si è pentito e se ha capito gli errori che ha fatto. Andiamo a fare sempre i soliti 3 mazzetti. Anche qua, se volete, secondo me potete anche scegliere magari un mazzetto diverso. Ok, secondo me potrebbe andare bene anche questa cosa qui. Quindi vado a mettere la pirite sul primo, vado a mettere il pendolino sul secondo e l'ametista sul terzo. Ok, quindi andiamo a fare due domande diverse. Vi lascio un attimo per decidere. Quindi qua se mi spia e qua se si è pentito. Ok, inizio subito. Allora, facciamo così, così non ci confondiamo. Iniziamo se mi spia con la polverina grigia. Perfetto. Allora, vediamo un po' se questa persona mi spia. Assolutamente sì. Allora, adesso poi vi dico, eh. Beh, vi pensa tantissimo, è molto 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 legato a voi. Qua potrebbe esserci addirittura una relazione di coppia che c'è stata o che è ancora presente comunque. Qua mi parlano di una persona che potrebbe rileggere i messaggi che vi siete mandati in passato, quindi potrebbe aver tenuto le chat e potrebbe appunto
nella vita di tutti i giorni, appunto, pensare al passato, pensare a questi messaggi, pensare a voi, e andarsi proprio a rileggere anche quello che vi siete scritti, quello che vi siete detti. Vedo che pensa ad avere delle notizie vostre, quindi se c'è la possibilità di guardare, non lo so, uno stato di WhatsApp piuttosto che chiedere a qualche amico, assolutamente sì, perché è una cosa a cui lui pensa, lui o lei naturalmente, perché sono stese generiche. Io la vedo una persona con ancora dei forti sentimenti, con dei sentimenti forti per voi, ho proprio la carta dell'amore. C'è un momento di silenzio, tra di voi, quindi potrebbe benissimo essere che vi siete allontanati o che per cause maggiori vi siete separati, ma non credo, sinceramente. Da quel che vedo qui, questa persona pensa di avere un legame veramente molto forte con voi e ho la carta della coppia, quindi comunque anche voi, secondo me, ci tenete molto a questa persona qui del primo mazzetto, polverina grigia, ok? Quindi è una situazione dove c'è ancora del forte sentimento e questa persona, appunto, pensa al passato con voi, pensa ad avere delle notizie, pensa all'amore, quindi se magari avete discusso, avete litigato, state tranquilli perché non c'è nessun altro di mezzo, almeno qua io non vedo nessuno e naturalmente poi sono stese generiche, quindi naturalmente bisogna poi andare nel particolare, io vi chiedo i nomi e le date, voi lo sapete già, i nomi e i segni più che altro. E c'è comunque un legame forte, quindi io dico che è una stesa stupenda. Ok? Forse un pochino lui è un po' a volte negativo, ma diciamo che i sentimenti ci sono, ok? Allora, negativo o comunque un po' a volte, come dire, la carta dei suoi sentimenti mi è uscita rovesciata, questo significa probabilmente a volte è un po' sofferente, un po' negativo, appunto. Invece voi eravate lì belle dritte con questo sentimento bello. Bello, senza tutti quei blocchi che vedevo in lui, ok? Adesso andiamo avanti col mazzetto 2, la polverina rossa. Se mi pensa, allora, qua invece è una situazione dove probabilmente ci sono delle altre persone, delle altre persone. Io vedo che voi pensate con difficoltà e ostacoli a un'altra donna, o comunque pensate con difficoltà e ostacoli, a voi come donne emotive, come donne in questa situazione che vi fa soffrire. Lui sinceramente lo vedo in silenzio, quindi deciso proprio a non parlare, ok? Probabilmente aspetta voi, sì. Sì, secondo me aspetta voi, qua io non so cosa, non so, vedo delle anche voi probabilmente non sapete come comportarmi, non sapete come comportarvi, non sapete cosa fare. Però ecco, non vedo una situazione come il primo mazzetto, quindi c'era l'amore, non c'era nessuno di mezzo proprio. Qua sì, qua c'è un botto di gente, quindi non so. Diciamo che non vedo qui che vi spia, qui vedo che è una persona che ha preso una posizione, la posizione di rimanere nelle sue idee e di star zitto, di non parlare e credo che voglia che siate voi appunto a cercarlo, a fare il primo passo, ma anche voi vedo che siete confuse, non sapete come, probabilmente come comportarvi. Qui potrebbe essere anche una relazione dove
intorno a voi ci sono più persone, potrebbero essere, non lo so, familiari, compagni proprio di vita, mariti, mogli, quindi qua devo dire che è una stesa un po' più ferma, quindi lui lo vedo più fermo, lo vedo proprio. Probabilmente ci sono state anche tante discussioni, magari avete dei caratteri un pochino simili, quindi vi siete un po' scornati e non vedo qua, qua non vedo, qua non vedo che vi spia, ecco, questo no. Non vedo che vi spia, probabilmente per una questione di orgoglio, di carattere, poi per carità, magari ognuno c'è chi ha messo un blocco, c'è chi le situazioni possono essere tantissime, però io vedo proprio un orgoglio, come dire, io basta, non parlo più, non faccio più niente, ok? Allora, terzo mazzetto, la polverina verde. Se mi spia. Allora. Qua c'è un'altra. Casino, qua c'è altra gente anche qua. Però rispetto al mazzetto numero 2, dove vedevo proprio una bella persona orgogliosa, qua posso dire che anche se probabilmente avete chiuso con rabbia e probabilmente appunto io qua vedo un'altra donna, un altro uomo, quindi probabilmente o sono persone che si sono messe in mezzo tra di voi. O proprio siete, era una relazione extra. Qua mi esce di sì, quindi qua mi esce con riservatezza. Quando questa persona è fuori casa, ogni tanto, perché c'è il tira e molla, quindi non è una roba da stalker, ecco. Però con appunto riservatezza, anche queste persone potrebbero essere degli amici, delle persone che avete in comune, comunque con riservatezza questa persona, quando è fuori casa, vedo che, quindi magari non lo so, passa davanti al vostro negozio, voi, in base appunto alla vostra situazione, perché, non posso elencare tutte le situazioni possibili e immaginabili, comunque vedo che quando è fuori casa con riservatezza, assolutamente sì. Oppure anche tramite amici o persone conoscenti che avete in comune che possono dargli qualche informazione. Però io vedo che qui c'è stata una rottura abbastanza pesante, eh? Assolutamente sì. È successo un bel patatrac qua. Ok. Adesso andiamo a vedere. Allora, spero che questa prima stesa vi abbia fatto piacere. Io la seconda, oggi facciamo una stesa doppia, così facciamo, è come se facessi due video in uno, incrociando le dita, sperando che non mi si interrompa il video. Allora, qua era se si è pentito e se ha capito i suoi errori. Ok, iniziamo subito con la pirite. Sì, direi che probabilmente si è messo nei vostri panni. Io qua, da quel che vedo, vedo voi che avete un sentimento puro, proprio molto forte anche, ma che a un certo punto qua c'è la presenza di un'altra donna. Quindi, da quel che vedo io, lui pensa, probabilmente si mette nei vostri panni e cerca di capire la gelosia che avete potuto provare rispetto a questa donna qui, o come vi siete sentite. Qua io vedo come se vi siete sentite, anche probabilmente c'è la carta del sesso rovesciata. Questo mi può far pensare che o a un certo punto avete deciso di stoppare un po' gli incontri con questa persona, o vi siete sentite proprio come una persona che vi trascura, come se lui o lei comunque vi abbia anche trascurato. E secondo me vi siete un po'
un pochino tirate indietro. Quello che mi esce qui con la pietra della pirite è appunto che lui pensa, comunque mettendosi nei vostri panni, quindi con sentimento, a quello che voi avete potuto provare dentro il vostro cuore. Questo sì, questo sì. Mi esce questo, non mi esce altro, quindi non posso dirvi altro, mi è uscito questo. Ok? È già una cosa positiva comunque. Dai. Allora, andiamo a vedere il mazzetto con l'ametista. Oppure, naturalmente, questa qui potrebbe anche non essere una rivale, potrebbe essere anche, che ne so, sua mamma o qualsiasi altra donna comunque negativa. La vedo più scura rispetto a voi, potrebbe anche essere appunto un segno di fuoco. Però quello che mi esce qui è che questo uomo, se stiamo parlando che siamo donne, poi se sono uomini lo sapete già, ribaltate le mie parole. Comunque, se siete donne, questa donna qui negativa potrebbe essere che appunto lui pensa, appunto si mette nei vostri panni e cerca di vedere anche il vostro pensiero, ok? Come voi vi siete sentite. Quindi assolutamente comunque la pirite, il mazzetto con la pirite, quello che abbiamo appena fatto è comunque ottimo, mi fa capire che è una persona che comunque è sensibile, si è messa nei vostri panni, questo sì, ha cercato di capire il vostro anche pensiero. Ok, andiamo avanti con l'ametista. Allora, lui, sento, rabbia, un silenzio, un allontanamento. Ah, qua si è pentito, non sa gestire la situazione, c'è rabbia, c'è silenzio, probabilmente ci sono state anche discussioni, voi vi siete allontanate. È geloso di voi, quindi è un ottimo mazzetto anche questo qui dell'ametista, eh. Vedo che è geloso, vedo che comunque voi ci tiene. Ci tiene assolutamente, assolutamente sì. Voi probabilmente l'avete giudicato male, quindi avrà fatto un qualcosa per cui avete pensato che è un mezzo uomo, ok? Devo dire che è una persona, ragazze, che comunque si è pentita, ok? Quindi poi naturalmente ognuno di voi avrà un risvolto, io non posso dirvi qua, anche perché non ho fatto la domanda se tornerete assieme, se vi chiarirete. Questo no, no, perché sennò sarebbe un video di 1 ora e mezza e poi comunque, siccome sono stese generiche, non sarebbe attendibile per tutte quante. Però posso dirvi assolutamente che si è pentito sinceramente e anche probabilmente delle parole che vi ha detto. Quindi vedo una situazione pesante dove comunque la cosa importante è che questa persona abbia capito. Poi ognuno di voi valuterà se è il caso di chiarire, dare un'altra possibilità, lì poi si valuta, ok? Però il pentimento qua c'è, assolutamente sì, ok? Sincero, non è un pentimento opportunista. Adesso andiamo a vedere con il pendolino se si è pentito, perché ha scelto. Allora, parla di un allontanamento, prendere una decisione, una notizia, aspetta un messaggio, ostacoli, poi ti diventa ostacoli, problemi. È una persona sola, è una persona orgogliosa, secondo me, che ha parlato di un allontanamento, però adesso è lì che aspetta voi, quindi ha fatto tutto lo spaccone, quindi ha parlato di un allontanamento. Ha deciso tutto lui e adesso vedo che non sa gestire la situazione, quindi anche qui si è pentito, però questo qua, insomma, qui le persone concrete, le persone con le idee chiare sono diverse, rispetto a lui. Qua mi esce una persona incasinatissima fuori casa, quindi proprio una persona con mille casini, mille problemi, proprio ostacoli nella vita quotidiana, vorrebbe risentirvi. Aspetta un vostro messaggio, quindi questo è quello che mi esce qui. È però una persona, vi dico, che
farebbe impazzire anche lo psicologo, come dire, come spesso leggo sui social, no? Quei link così. E questo è uno un po' così. Quindi comunque le sue parole sono state buttate un pochino al vento, ok? Tanto per dare aria alla bocca. Poi si è pentito, assolutamente sì. Però qua mi esce una persona molto problematica che azioni concrete ne fa poche, ok? Ragazze e ragazzi, io ho finito, abbiamo fatto 20 minuti di video, sono stata anche veloce. Allora, vi mando un abbraccio, vi ricordo che se volete potete seguirmi anche su Facebook, anche su Instagram, e la pagina è sempre uguale, Luce Cartomante Carte Napoletane. Io vi ringrazio, se vi è piaciuto il video potete mettere un like, iscrivervi al canale e ancora grazie a tutti. Una buona settimana, Luce.